Thomas, cosa stai facendo? Sto provando a prendere qualche pesce perché oggi ho voglia di mangiare pesce e il frigo è vuoto. Non toccare i pesci. Tuo papà non vuole che tocchi il laghetto. Se vuoi mangiare, vai al ristorante e cerca di vestirti elegantemente. Certo, l'accompagno. Cos'è sta roba? Le nostre Buffalo Wings. Sinceramente era uscito per del pesce? Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Lunedì 29 giugno, le 4 e mezza del pomeriggio. Oggi mi trovo all'Ob Samoselice e ho deciso di vestirmi elegante perché sono uscito per mangiare del buono e salutare pesce. Basta con questo pesce, non solo pesce dall'Ob's. L'Ob's è un ristorante di cucina internazionale, principalmente cucina americana. Qui trovi piatti del Maine, di Portland, oppure del Messico, piatti spagnoli, francesi, piatti inglesi, colonizzatori e colonizzati che si fondono in un mix di cucina impressionante. E sei ubriaco te? Qui siamo a Padova, cosa stai dicendo? Ma tu chi sei? Flavio Galloni. Tanto piacere, Flavio. Tu sei lo chef, immagino, di questo posto, dell'Ob's. Descrivimi un po' il posto. Il posto è un posto di ispirazione americana. Posto così in Italia non c'è. Tu hai il privilegio di essere in un posto unico in Italia. Non ho ancora capito, ma dove ci troviamo? Ci troviamo a Monselice, in provincia di Padova. Ma volendo potremmo anche trovarci a Reggio Emilia, che abbiamo anche un'altra location lì. Cosa mi farai degustare oggi? Assaggerai una decina di piatti. Quelle assaggerai mi spaventa. Quindi le porzioni sono piccole? No, porzioni americane. Porzioni giganti? Porzioni americane. Adesso siediti, pensa al main e gustati il pranzo. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia, fuori casa, pronto per una nuova food challenge. E oggi andrò a mangiare aragosta. Astice. Ninja da tavola. Oggi mi trovo alla Lob's per andare ad affrontare una degustazione di ben 10 piatti. Abbiamo veramente un sacco di volume. Flavio mi ha detto che si aggira intorno ai 4 kg. Ovviamente accompagnerò tutto ciò con la mia solita acqua, temperatura ambiente perché sono debole di stomaco. So refreshing. E avendo parlato con Flavio e conoscendo tutti i 10 piatti che usciranno in questa nuova challenge, come sempre vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa esperienza culinaria proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto calorifica è questa nuova challenge. E come sempre, prima di cominciare, tassativo. Ninja da tavola! Ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Oggi sono uscito al ristorante per mangiare un po' di astice. Anche se sinceramente questa non soddisferà il mio appetito. Ma tranquilli, perché arriveranno ben 10 portati di cibo. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi ninja da tavola, se ancora non mi seguite con questo social network iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja, fatelo. Grazie mille. Ultima prassi, se non la più importante, è quella di ricordarvi di non replicare le mie pazze challenge a casa, quindi ninja da tavola, don't try this at home, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Se proprio uscirete al ristorante per mangiare, concedetevi il primo, il secondo e il dolce, ma non andate oltre. Lo fai, butti addosso il cibo. Siamo in Louisiana, nel sud-est degli Stati Uniti, e mangiamo dei gamberetti alla paprika. Che presentazione, signori miei. E per vedere quanto tempo mi ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre, ho il mio timer, quindi ninja la tavola. 3, 2, 1, timer partito. Primo morso di questa Lob's Challenge. Amazing! Ci voleva un po' di fritto. Non ricordo che salsa sia. Specie di salsa rosa. Ma quanti caspita sono? Li state contando voi a casa? Mi sembra di essere una mitraglietta. Ultimo gamberone, alla faccia dell'appetizer, come si dice. E il primo round è andato. Servizievole.
It's the one and only Deagle Double G. Albondigas, in spagnolo vuol dire polpette. Qui abbiamo delle polpette di pesce, tonno e olive, salmone e carciofi, baccalà e patate. Perché io sono del team patata. Grazie Flavio. E vi apro qua questa polpetta con un bel focus. Porca miseria, fuma. Oh! 3000 gradi Fahrenheit! Oliva ascolana. Questo penso sia salmone. Cosa dico? Salmone. Salmone rosa. Baccalà. Baccalà. Sono davvero eccezionali. Peccato che scottano. Oh, questo è il salmone, come potete vedere. Amazing! Questo è veramente eccezionale. Patata. Ne avremo di sodio in questa challenge. Ah, doppia combo. No, voglio gustarmi il cibo. Oh, terribile decisione. L'apro già. L'ultima polpettina. Davvero eccezionale. Grazie mille Filippo. Certo che puoi. Andava tutto bene? Ah, ho finito. Non c'è risposta. 11 minuti e 10 e siamo sullo secondo piatto. Su via in cucina. 1 minute 37 seconds later. Ecco qua. Risaliamo verso il nord. Siamo quasi arrivati nel menù. Il protagonista di questo piatto è il granchio. Questo è un crab sandwich. Crabbi d'inci d'indina. E che dire, dall'aspetto sembra veramente delizioso. Taste test. Veramente sublime, veramente buono. Il gusto è così delicato, tanta tanta roba. E per tutti quelli che non conoscono il significato di crab, granchio, quanto intelligente sono. Da non confondere con crap, che è tutta un'altra cosa. Mai farsi mancare le patate. Che scoccano! Ora faccio una rivisitazione a mio modo. Flavio mi odierà. Crab sandwich più patata. Ho rovinato il gusto delicato, però comunque resta eccellente. Crab scotta. Alla faccia dei 4 kg, qui saremmo già 1,5 kg, di cui mezzo chilo solo di patate. L'ultimo pezzo. Scusate se vi faccio un altro focus, che ovviamente passano le calorie, però merita un sacco. Ultimo morso. E anche questa portata è andata. Eccoci qua, torniamo a sud con i tacos. Consiglio di mangiare prima quelli con i gamberi fritti. Sapore leggermente più delicato. Mais, salsa guacamole, gamberi fritti, insalata. Gli altri sono un po' più invadenti, perché c'è la salsa cajun, i fagioli neri e tonno. Auguri la mia digestione. Buon allora saluto. Grazie mille. Quindi sono partito rovescio, perché mi sembra di aver capito che dovevo partire con i gamberi. Ma che ci posso fare? OMG, la salsa, tanta tanta roba. Se vi piace il piccante, questo lo dovete provare. Dove ho lasciato i buoni propositi per il 2020? Ancora patate! Ma porca miseria, basta! Ho capito, io sono il team patata, ma... Spero sia l'ultima portata di patate. Ma dubito. Flavio, per dolci mi aspetto le patate americane, ovvero le patate dolci. Che salsa è? Questa è buona.
Che c'è? Cajun. Che cajun? Salsa messicana. Ah, messicana. C'è qualcosa dentro? C'è la rucola. Prossimo tacos. Oh wow, fantastico. Proprio il sapore dei gamberetti. Anche se fritti sembrano freschi. In più c'è anche la salsa di guacamole. E non sono del team guacamole, ma devo dire che qui si sposa la grande. Eccellente. Stranamente ancora la camicia pulita. Filippo, siamo quasi a metà. Porca miseria, 4 porzioni mi avete già ammazzato. Ancora nel main, classico lobster roll, quindi un panino da sandwich con la carne d'astice, arricchito da rapa rossa, avocado, salsa lobs, che è una maionese al limone molto delicata. Il tutto contornato da patate. Beh, che dire, dall'aspetto sembra un classico hot dog americano, ma in questo caso è servito con del pesce. OMG. Amazing! Oh my god. Veramente buono, la rapa russa. E guardate che spettacolo. Tanta, tanta roba. Mi sembra di essere ad un matrimonio. Un matrimonio di incivili. Chi lo spiega a mia mamma che oggi sono uscito per mangiare solo patate? L'ultima patatina di questo piatto. Filippo, il prossimo piatto è? Adesso Flavio lo spiega. 38 minuti! Su, via in cucina! One eternity later. E tutto questo perché? Perché le patate impiegano ben 15 minuti per essere fritte. Nelle bettole di Portland non può mancare un fritto. Dalla ragosta alle verdure, gamberi, gamberoni, gamberi panko. Troverai un gambero panato con la farina di cocco. Ci sono un problema, non vedo patate. Partiamo con la degustazione di questa bettola. Eccolo qua, un bel focus solo per voi. Anelli di cipolla. Vi adoro. Facciamo contente le donne con questa zucchina fritta. Eppure buon Bugs Bunny con una carota fritta. Penso questa sia salsa tartara. Molto buona però. Veramente rinfrescante. Un quintale. Le code le risparmiamo. Scotta! Col petto. Volevate una fritto challenge? Ecco ve la servita. Limone. Io adoro limonare. Inizia a fare veramente caldo. La quota di grassi dovrei averli fissata senza problemi. L'ultima carotina.
bella tosta. Porto due patate nell'attesa dell'altro piatto? Sì, grazie, sarebbero veramente ben accettate. Ah, nell'attesa vi intrattengo con questa aragosta. Astice! Eccoci a New Orleans, piatto tipico della Louisiana. La caratteristica è questa salsa, che appunto si chiama salsa New Orleans, che possiamo far scendere sul riso e accompagnare così il salmone. Astuto, Flavio. Le posate? Ah, sono qui. Abbiamo di riso. La salsa è molto particolare, molto buona. E guardate la cottura perfetta di questo salmone, roseo come deve essere. Eccellente. Ah. E qui siamo anche in ambito healthy. Riso e salmone. Gamberoni. Oh mio Dio, che burrosi, tanta roba. Cimitero di ossi, ossi, possiamo chiamarli ossi. Pelle, croste. Insalata, per fissare la quota di fibre. Neanche questa portata è andata. Tutto bene? Tutto bene, Filippo. Noto che la sua cravatta è intinta con questo astice. Certo. Ho indovinato questo giro astice. Astice. Ma meno male, ho imparato. Ti lascio un cucchiaio. Oh, finalmente ora del dessert. Invece no, zuppa di vongole del New England. Particolarità di questa zuppa. Un'influenza di culture francesi, americane, generano un piatto che ha di base una crema un po' densa, succo di vongole, bacon, patate. Ma tu come lo chiami bacon? Bacon. Con la N? Certo. Io con la M, dialetto veneto. Beh, una zuppetta per stare leggeri ci sta tutta. Abbiamo anche i crostini e inzuppiamoci la vita. Palla di fuoco a 18.000 gradi! Eccellente, eccellente. Quello che è bollente, è bollente. Filippo! Dica. Hai del ghiaccio? Buonissimo, veramente. C'è la gag. Filippo! Dica. Snado! Zuppa! Dai, ci sono patate all'interno. Qualcosina. Mi mancavano. Però questa volta l'esse. Zuppa andata. No, va bene, tiepida così. Sì. La prossima volta la scaldiamo un po' di più, va bene allora. E ci metterei qualche patata fritta all'interno. 5 minutes later. Pronto, Flavio? Portami un po' di dolce, non ne posso più di salato. Ancora un roll con i gamberi, bacon, cheddar e patate. Ok, chiamerò questa challenge patata challenge. Oh mio Dio, non ne posso più di patate. Non l'avrei mai detto, ma... No, continuo a restare per il team patata. Filippo vuoi un po' di patata? Sarei tentato, però le lascio a te. Chiunque ha tentato l'idea di andare a mangiare un po' di patate. Ultima patata. E andiamo con questa specie di hot dog con bacon, gamberi, pomodori. Favoloso, super croccante questo. Ah,
Preso pure, Filippo. OMG. Inizio a essere bello sazio, eh. Nel frattempo ho scuoiato un gamberone. L'ultimo pezzettino. 90 minuti di applausi! Visto che stavi rimanendo un po' a secco. Grazie mille Filippo, prego. Super servizievole davvero. Io spero con tutto il cuore che l'ultima portata sia il dessert. Flashback. Cosa cazzo? End of flashback. Ho avuto un flashback, ho visto patate. In ultimo, ma non per ultimo, piatto che riunisce una serie di culture. Cultura spagnola e cultura nordafricana, in terra americana. Caratteristiche di questo piatto sono una base molto piccante, che è determinata dalla salsa rissa, peperoni, del riso, gamberi, pollo. Niente patate, so che tu le avresti desiderate, ma... Ma rifaccia il piacere! Andiamo con l'ultimo round. Stiamo leggeri con il riso, quindi. E vi faccio immediatamente qui un bel focus solo per voi. Amazing! Devo dire che la fusione tra carne e pesce ci sta tutta, veramente. Forse Flavio ha usato il prezzemolo per la notta piccantina? Flavio è andato a fumare, una volta faccio una domanda intelligente. Ah, o forse perché è bollente? Tanto Flavio non c'è, non dovrebbe arrabbiarsi. Scommetto che anche voi quando eravate piccini usavate questa tecnica per raffreddare il riso. 1:40! Sono stato una bomba in questa challenge! Flavio! C'è peperoncino dentro. C'è salsa rissa, che è qualcosa di peggio. Maledetto, mi ha giocato un brutto scherzo qui. Buonissimo, ma che piccato mi sta. Facendo sfocare. Lentamente. Ah, sono ufficialmente pieno. Però 2-3 sforchettate, ma... sembra un piatto di 10 kg. Flavio, non ti arrabbiare, ma faccio take away qui, sono pieno. 8 minuti e 52 secondi, anzi 108 minuti e 52 secondi. Epilogue. Non mi resta che ringraziare il ristorante Lobs, che si trova a Monselice, e non mi resta che ringraziare il buon Filippo e il buon Flavio, che mi hanno cucinato e portato questa challenge, e anzi li chiamo qui con me. Prego, signori miei. Eccoli qua, il mio braccio destro, il mio braccio sinistro. Qui c'è la mia doggy bag, giusto? La ciambaraia. Grazie mille, spero che non ci hai messo anche patate. Siamo chiusi! Va bene Flavio, grazie mille di questa degustazione. Grazie mille Filippo di avermi servito e riverito. Prossima challenge? Prossima challenge, esploreremo nuovi territori, nuovi orizzonti, nuove ricette. Ma questa volta, con meno patate. Ninja da tavola, spero che vi sia piaciuta questa nuova food challenge. Come sempre vi ricordo che, se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja! Sono andati via tutti. Fatelo! Ninja alla tavola! È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.